eccoci qua a metà della nostra prova con le nostre Leon. La gamma si arricchisce, una famiglia completa è in arrivo anche per il mercato italiano, per la prima volta in versione inedita, quella a metano, quindi una Seat Leon che promette anche una piccola ricetta anticrisi per venire incontro a quelle che sono le esigenze del momento. Per quanto riguarda le prestazioni, si guida davvero in modo confortevole, non cambia nulla se non le motorizzazioni, ma il quadrante, l'assetto, insomma, è sempre lo stesso. Insieme al direttore di Seat vogliamo capire il perché di questa novità inedita in Italia, arriva insomma uno scoop, la versione a metano. Sì, infatti siamo già conoscenti con il metano, con la Mi, che prende il 70% del nostro volume, e adesso è ora che arriva la Leon metano. Per noi arriverà e sarà in vendita da marzo dell'anno prossimo e offre dei consumi molto minimi dalla parte metano e senza perdere l'autonomia, perché anche ha un sorbitore completo di benzina. Possiamo dirlo, Seat sta facendo un gran lavoro, l'abbiamo visto nel design, ma una versione a metano come ricetta anticrisi? Sì, infatti per... uno può guidare 100 km con meno di 4 euro di consumo, allora è proprio la nostra medicina, diciamo, per aiutare in questi momenti di crisi. La vostra medicina però è per ordinarla, ci vuole un po' di tempo, diamo i tempi quando arriverà praticamente in Italia e cosa prevedete per il mercato? Si può ordinare proprio da adesso, abbiamo fatto uscire i listini prezzi e le prime macchine saranno consegnate in marzo del 2014 e per noi vedremo che prenderà un 20% delle vendite del Leon 5 porte. Parca nei consumi, ma come sempre lo diciamo, mano al portafoglio, quanto ci costerà questa Leon versione metano? Sì, non molto di più, perché c'è proprio un'economia sopra il benzina, sono 2640 euro, vuol dire con un consumo minimo si recupera quei soldi in poco tempo, diciamo. Lasciamo da parte la versione metano, chiudiamo questa intervista con le altre due sorelle. Sì, infatti con la Leon ST, che arriva in una forma station wagon per la prima volta con la Leon, abbiamo una macchina che porta la bellezza della gamma in una versione station wagon senza aver compromesse nell'uso della vettura. Allora, la funzionalità, la flessibilità dell'interno, la tecnologia che abbiamo, la portiamo tutto nell'altra sorella. Giornata dedicata quest'oggi alla famiglia Leon, un grande giro, ci siamo divertiti soprattutto a provare le prestazioni di questa vettura. Una vettura, una gamma, quella Leon, che non finisce di stupire, non finisce di stupire soprattutto per l'offerta che così propone al mercato sempre più esigente, il mercato dell'auto. Arriva la Leon in versione metano, che propone una piccola ricetta anticrisi, se vogliamo. Per quanto riguarda poi la guida, devo dire che le prestazioni sono ottime, non cambia nulla, il quadrante rimane lo stesso delle altre versioni, delle altre motorizzazioni, è tutto uguale, solo un cuore più ecologico.